Benvenuti e benvenute in questo video, carissimi amici e amiche. È il 30 aprile e tutto va bene. E io sono qui come al solito a cucinare. Allora, oggi linguine al pesto. Linguine rigorosamente de cecco, perché secondo me sono le migliori. Poi ho comprato due confezioni di basilico e poi integrerò queste due confezioni con il mio basilico. Dunque, poi parmigiano, avrete bisogno di parmigiano, pinoli e aglio, dove l'ho messo? Ecco, aglio e uno spicchio piccolo perché non a tutti piace che si senta molto l'aglio. Ecco, e questo vecchio sbattitore che mi hanno regalato i miei genitori, che ormai non ci sono più, però c'è questo sbattitore e tante altre cosette che me lo ricordano, che me li ricordano. Ricordano i miei cari genitori, ho un aspirapolvere e tanta altra roba, elettrodomestici che ancora funzionano. E niente, quindi io quando faccio il pesto mi ricordo quando lo faceva poi il mio papà in questa maniera, perché il mio papà era uno che aiutava, nonostante fosse un militare, lui aiutava mia mamma perché mia mamma era malata e lui l'aiutava. Comunque, care amiche, mai guardare i padri come modello, perché erano uomini di altri tempi. Il mio padre è classe 1930 e diciamo che dal 1960 in poi gli uomini sono peggiorati, scusate lo sfogo. Ecco, e le foglie private degli steli, ne ho presa qualcuna anche dal mio povero basilico che si è un po' spennato. Adesso le sciacquo delicatamente, poi le metto nel mio mixer, chiamiamolo così, insieme ai pinoli e a un po' d'aglio. Ecco, vedete, il basilico, i pinoli, poi dentro c'è anche un po' d'aglio. Pochissimo aglio e siamo pronti. A me piace macinato grosso, non mi piace che diventi un omogenizzato il pesto, ecco. Vediamo. Dunque, un pochissimo, un altro, proprio un'altra botta e via, scusate, parlo in maniera molto molto popolare. Sì. Direi che così, così, così è perfetto, vedete, così va bene. Adesso lo svuoto in questa coppettina, ci metto olio e parmigiano. E voilà! Ho messo il parmigiano, vedete? L'olio, ho messo l'olio extravergine d'oliva. Ecco qui. Accendiamo magari un altro po'. Ecco qui, eccoci, vi farei sentire l'odore, ottimo, il nostro pesto è pronto. Ciao ciao, ciao a tutti e grazie.